C'era una volta, tanto tempo fa, nel grande regno della Cina, una principessa, austera e glaciale, tanto bella quanto triste e crudele. La sua bellezza era paragonabile a quella della luna piena, la sua pelle era bianca come il latte, le labbra erano rosse come il sangue. Tutti i principi ne erano affascinati, ma dietro la sua bellezza eterea nascondeva una crudeltà feroce. Aveva giurato a se stessa che mai e poi mai si sarebbe sposata. La principessa Turandot portava dentro di sé un'antica ferita. Una sua antenata era stata tradita dall'amore. Il suo sposo l'aveva venduta all'esercito nemico, che conquistò il suo regno e la fece prigioniera. Provava un profondo odio per gli uomini e non credeva nell'amore. Il suo vecchio padre, l'imperatore Altummo, invano l'aveva pregata di prendere marito. Bisognava dare un erede alla stirpe imperiale, altrimenti alla sua morte la Cina si sarebbe trovata senza un imperatore. Ma la principessa non voleva saperne e per difendere la sua scelta aveva istituito una legge. Popolo di Pechino! La legge è questa. Turandot sarà la pura sposa di chi? Di sangue regio, spieghi i tre enigmi che ella proporrà. Ma chi affronta la prova e vinto resta, porge alla scure la testa. Così recitava la legge letta dal mandarino. Molti erano stati pretendenti di sangue reale, giunti nella città imperiale anche da molto lontano per chiedere la mano della principessa. Ma nessuno di loro aveva mai superato la prova, né fatto ritorno a casa. Anche quel giorno la folla si accalcava nella piazza davanti al palazzo reale e il mandarino leggeva la sentenza che era stata emessa dalla principessa nei confronti del principe di Persia. Il principe di Persia ha avuto sfortuna. Al sorger della luna per mano del boia muoia. Muoia! La piazza era gremita, la gente si accalcava per assistere all'esecuzione. Nella confusione generale, un anziano cieco, il vecchio re tartaro Timur, cadde a terra. Liu, la giovane ancella che lo accompagnava, iniziò a chiedere aiuto, ma nessuno si fermò. Soltanto un giovane si fermò a prestare soccorso. Padre, padre, sono io. Finalmente ti ho trovato. Figlio mio, tu vivo. Ti credevo morto. Ma il principe terrorizzato gli fece cenno di tacere. Silenzio, padre. Io qui sono sconosciuto e straniero e tale devo rimanere. I nostri nemici ci perseguitano e ci cercano ancora. Padre e figlio si erano allontanati a causa della guerra, quando gli imperatori della Cina avevano conquistato il loro regno, costringendoli all'esilio. Non c'è asilo per voi, ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto. Calaf era commosso e tra le lacrime ringraziò anche la dolce ancella, che era rimasta devota al padre anche dopo la sconfitta. Liu, non ricordo di te. Chi sei? Nulla, sono...
una schiava. Un dì nella reggia mi hai sorriso, e da allora la mia vita a te è devota. Proprio così, Liu si era innamorata di Calaf perché un giorno, nel palazzo, lui le aveva sorriso, nonostante fosse solo un'ancella. E così aveva deciso di dedicargli la sua vita, prendendosi cura dell'anziano padre. Intanto nella piazza la folla si era scaldata e spingeva. Erano arrivati i soldati e il boia che accompagnavano il condannato a morte. La luna era appena sorta in cielo. Alla vista del giovane principe di Persia, la folla si commosse, iniziando ad implorare pietà per quella giovane vita. Ma ecco che sulla soglia del palazzo apparve Turandot, avvolta da un raggio di luna. Il suo sguardo è impassibile e glaciale. Con un gesto imperioso ammutolisce la folla e fa cenno al boia di procedere con l'esecuzione. Nascosto tra la folla, il principe Calaf vide la principessa e rimase come impietrito, affascinato dalla sua straordinaria bellezza. Il fiato gli si ferma e non riesce più a proferire una sola parola. Solo dopo, quando il clamore si era placato e nella penombra del piazzale deserto rimase solo con il padre Liu, riuscì a dire: «Non senti, padre, il suo profumo? È nell'aria. Oh, divina bellezza! Padre, qui è la vita. Turandot. Soffro senza di lei. Io devo averla.» «Sei pazzo, figlio mio! Vuoi morire così? Sai cosa ti aspetta?» «No, padre. Voglio vincere. Vincere gloriosamente nella sua bellezza.» Il principe era rimasto come incantato, anzi folgorato dalla bellezza della principessa. Spinto dal desiderio di farne la sua sposa, decise di affrontare la prova. Per rendere pubblica la sua scelta, avrebbe dovuto suonare il gong della piazza 3 volte. Timur e Liu invano cercarono di dissuaderlo. Stava per raggiungere il gong quando venne fermato dai 3 ministri della principessa, Ping, Pong e Pang. «Fermo, che fai? Fai? Chi sei? Che vuoi? Qui si strozza, si spenna, si trivella. Pazzo, va via! Qui tutti i cimiteri sono occupati.» Ma il principe era determinato. «Lasciatemi passare, io la amo, sono sicuro che ce la farò.» Il principe era incontenibile, sembrava un pazzo. Nessuno riusciva a farlo ragionare, né i 3 ministri che gli assicuravano che per lui, al di là delle porte del palazzo, c'era solo morte certa, né la dolce Liu, che tra le lacrime lo implorava il nome dell'amore che provava per lui. «Liu, se un lontano giorno ti ho sorriso, in nome di quel lontano sorriso ti prego, se mai dovessi fallire, prenditi tu cura di mio padre. Portalo via con te», le disse teneramente il principe, causando però la disperazione di suo padre. «Tu passi su un povero cuore. Nessuno ha mai vinto. Nessuno! Non voler la mia morte!» Ma il desiderio e l'amore per Turandot erano più forti della ragione. Così si precipitò verso il gong e con fermezza lo colpì 3 volte. Il suo destino era scelto. Avrebbe affrontato gli enigmi di Turandot,
Ai tre ministri non toccò che prenderne atto e approntare tutto per il mattino seguente. Poiché il funesto gong desta la reggia e desta la città, siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince, per le nozze, e se gli perde, pel seppellimento. Tre battute di gong. Tre indovinelli. E giù teste. L'indomani mattina tutto era pronto. Nel piazzale della reggia, la corte imperiale prese posto sulla scalinata del palazzo, mentre il popolo si avvicinò piano piano. Arrivò anche il principe, con il padre e Liu. Calaf non aveva rivelato a nessuno il suo vero nome. Per tutti era lo straniero. Appena lo vide, l'imperatore Altum, padre della principessa Turandot, gli si avvicinò. Un giuramento atroce mi costringe a tener fede al fosco patto, e il santo scettro che io stringo gronda di sangue. Fa che io possa morire senza portare il peso della tua giovane vita. Ti prego, va via e rinuncia. Lo scongiurò, ma il principe era impassibile e a voce alta, affinché tutti i presenti lo potessero sentire, disse: Figlio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. E così fu. Il mandarino lesse il proclama. Poi tutti restarono in attesa.